Cari amici, buon pomeriggio, ben ritrovati con la tendenza dei prossimi giorni. Oggi eccezionalmente in video per via del maltempo che insisterà sulle nostre regioni centro-meridionali a partire dalla giornata di domani. Che cosa succederà? Succederà che praticamente l'alta pressione delle Azzorre punterà verso le latitudini più alte, verso nord, farà sì che una discesa di aria artico polare marittima si tufferà nel bacino del Mediterraneo, rinvigorendo proprio una depressione che si formerà sul medio e basso versante tirrenico, che si sposterà poi a seguire nella giornata di sabato verso il basso versante adriatico. Detto ciò, andiamo ad osservare nella cartina successiva che entro domenica avremo all'altezza di 500 ettopascal, quindi indicativamente sui 5.500 metri di altezza, una meno 34 che abbraccerà buona parte delle regioni centrali e peninsulari del paese. La mappa successiva possiamo vedere già che dalla giornata di domani sera e nella notte successiva le nostre regioni centro-meridionali già saranno abbracciate considerevolmente dal maltempo che verrà prodotto proprio da questo nucleo molto basso di pressione che si sposterà dal basso versante tirrenico verso il basso versante adriatico. Questo punto, dove ho segnalato con queste stelline il simbolo della neve, sarà proprio il punto di occlusione maggiore, stando alle ultime uscite modellistiche di questa mattina. Se questa tendenza verrà confermata, proprio sulle regioni del medio versante adriatico avremo delle nevicate abbondanti, a partire già da quote quasi pianeggianti, 200-300 metri di altezza, dove sono previste proprio queste nevicate più copiose e molto molto abbondanti. Andando per ordine, anche nella giornata di sabato, anche quando il minimo inizierà a traslare verso il medio versante adriatico, avremo ancora delle forti precipitazioni, moderate o forti precipitazioni sul nostro versante adriatico, a partire già dai 200-300 metri di quota. Occasionalmente, dove le precipitazioni saranno più intense e persistenti, la quota neve potrebbe addirittura scendere ulteriormente a causa del fenomeno dell'omotonia che riversa dagli alti strati il freddo verso le latitudini e verso le quote più basse. Quindi nuovamente andiamo a vedere poi la tendenza per domenica che vede una certa temporanea attenuazione delle precipitazioni che diverranno più sporadiche e relegate alle quote leggermente più alte, intorno alle 600, 500-600 metri di quota saranno nevose, ma ripeto con minore entità. Andiamo a vedere la mappa successiva. Io vi ho voluto far vedere i LAM proprio relativi ai quantitativi di precipitazione previste da domani fino a domenica sera. Come potete notare, proprio nelle basse Marche e nel nord Abruzzo si avrà il punto di occlusione maggiore. Vedete, in alcuni punti addirittura sono previsti 114 mm di precipitazioni che verranno naturalmente tramutati in centimetri di neve alle zone interne. Oltre i 200-300 metri gli accumuli cominceranno a essere considerevoli. Quindi invitiamo gentilmente di prestare molta attenzione nei prossimi giorni per questa forte fase di maltempo che verrà a crearsi, proprio perché laddove le precipitazioni saranno abbondanti, la quota neve scenderà notevolmente di quota e le precipitazioni potranno essere addirittura copiose. E la neve oltre i 600-700 metri di quota potrà raggiungere veramente quote molto molto rilevanti, abbondantemente anche oltre il metro di altezza, con tutti i rischi che si andranno a incorrere, specialmente nelle zone montane, con il rischio di caduta di tralicci dell'alta tensione, capannoni e via dicendo. Quindi vi chiediamo di prestare molta attenzione e di seguire i prossimi aggiornamenti, i prossimi bollettini che seguiranno con le prossime uscite modellistiche. Stando all'attuale situazione, questa è una situazione da monitorare e da tenere sotto attenta osservazione. Io per il momento mi fermo qui, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento a stasera con le previsioni relative alla giornata di domani consuete e a tutti i successivi bollettini che seguiranno da domani, indicativamente ogni 6-8 ore. Grazie e buona serata a voi.